Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Elite Dangerous, ma non diciamo per farne un gameplay, un approfondimento o una qualsiasi cosa, ma perché vorrei diciamo, fare una piccola riflessione. Ormai questo è l'anno delle valutazioni dei giochi e soprattutto sto cercando di tenere un nuovo modo di condurre i video. Tendo a fare ad essere un po' più di peccare più in sregolatezza nel fare i video. Infatti faccio i video quando mi viene, diciamo, il momento, l'ispirazione e mi metto e faccio video. Ora, io ho avuto la fortuna di acquistare l'Oculus e infatti vorrei portarvi la visuale, diciamo, in prima persona, giusto per farvi vedere un pochino come funziona questo gioco con l'Oculus. Ma la riflessione, adesso scusate, sto calibrando la visuale. La riflessione che vorrei fare è, dato che ho portato con Mirko di Gameplay Channel Star Citizen, un argomento dibattito potrebbe essere quello: ma Elite non vale niente perché non puoi scendere dalla nave. In realtà io vi dico, giocato con l'Oculus, ma anche senza, ad essere sincero, vi dà veramente l'impressione di guidare qualcosa di enorme. Io sto guidando l'astronave base ora, quindi se dovessi prendere la nave che uso normalmente per il minaggio, usando l'Oculus, ma anche non usandolo, darebbe l'impressione di essere comunque molto più grande di questa. Che bella. Adesso poi, appena ci mettiamo un attimino tranquilli, vi faccio vedere. Ma soprattutto anche l'interno della stazione sono tutti dei dettagli estremamente curati. La riflessione che voglio fare è questa. Guardate che bello, mamma mia, ragazzi. Soprattutto io adesso mi fermo. Scusate, io adesso giro la visuale. Ora, a parte che qua c'è il sedile, però se io mi sporgo, vedo che dietro c'è una stanza. E della stanza con il rover, diciamo, che mi porterà sul pianeta ed è esattamente dove stiamo andando ora. In alto posso guardare il sole, ma se volessi vederlo normalmente mi metterei davanti così, è veramente una figata astronomica. Voglio atterrare su quella luna ed è quello che andrò a fare ora. Scusate, devo tirare su il carrello, no? Ok. La cosa bella è che potete anche usare dei software per il controllo vocale delle varie componenti della nave, quindi potete dire landing gear e il landing gear, quindi il carrello torna su. Quello che voglio dire riguardo a questo gioco, Oculus o meno, me lo sono voluto godere così, ripeto, è che è un gioco molto più per appassionati di spazio rispetto magari a uno Star Citizen. È vero, non si combatte in prima persona, è vero, non si utilizzano dei fucili, non si combattono NPC, si combatte, si svolge tutto nello spazio, ma la cura, diciamo, delle stazioni spaziali, la cura delle navi è assolutamente maniacale. E possiamo parlare finché volete delle navi, delle animazioni che fanno le varie astronavi con plance che si aprono, schermi che compaiono, le zampe, diciamo, che escono dalla nave, a parte che quelle ci sono anche qui su Elite, ma in realtà l'idea, l'impressione, la sensazione, ecco, che vi dà questo gioco di essere veramente su una nave e di guidare qualcosa di veramente pesante, che vi dà un feedback, ecco. Io non l'ho percepito su Elite, scusate, su Star Citizen, ma l'ho percepito qui su Star Citizen, su Elite. Non riesco a sincronizzarmi perché sto guidando. In sintesi, lo si percepisce molto di più qui su Elite Dangerous che su Star Citizen. Ecco, questo è il ragionamento che voglio fare. Non sono molto abituato a parlare con l'Oculus addosso e soprattutto non avere il ritorno della mia voce, quindi sto faticando un pochino. Comunque, volevo atterrare all'interno di questo cratere ed esplorarlo un pochino ed è quello che stiamo andando a fare. Allora, diciamo che in un certo senso Elite Dangerous vi fa sognare. Su Star Citizen dovete avere prima di tutto molta pazienza perché il gioco comunque sta andando a rilento e a volte mi sembra pure che gli sviluppatori stiano tentando di monetizzare il più possibile. Elite è un gioco finito che ovviamente ha una solida community e ovviamente ha un'evoluzione a livello di storia perché comunque pensate che alcune corporazioni di giocatori hanno
sono state trasformate in corporazioni presenti proprio fisicamente in gioco dagli sviluppatori. È un gioco per veri appassionati di spazio e non è per tutti, perché comunque che senso ha quello che sto facendo? Nessuno. Potete atterrare su pianeti per ottenere dei materiali, vero? Potete anche trovare, qualora gli sviluppatori magari diano una questa temporanea in cui dicono guardate come è successo, guardate gli alieni, pare siano stati avvistati nella nostra galassia. E voi andate e trovate, magari siete i primi al mondo che trovate magari un artefatto, una struttura aliena. Poi sono arrivati gli alieni effettivamente, quindi sono comparse le prime navi, sono nati i primi scontri. Ma la parte principale è se voi siete appassionati di spazio e volete visitare le vere stelle conosciute dall'uomo, Betelgeuse, il nostro sistema solare, Alfa Centauri, lo potete fare in questo gioco. Che senso ha? Nessuno, nel senso che le esplorate, vedete i corpi celesti che noi conosciamo, che vediamo dalla Terra, e la cosa finisce lì. Insomma, non potete atterrare come su Star Citizen sui pianeti con atmosfera, ma questo credo lo sappiate già. Adesso inizio a mettere il carrello e iniziamo a scendere e vi faccio vedere che meraviglia è con l'Oculus. Siamo più o meno a 200 metri di altezza, quindi vediamo se ci viene concesso di atterrare qui all'interno di questo cratere. Che dire, il gioco è ampiamente finito e vi consente di configurare le navi come meglio volete, di crearvi degli obiettivi, di minare, di lavorare magari per qualcuno in gioco che magari vi può, non a livello di EVE Online, però potete vendere. Fare le missioni per gli NPC, potete fare veramente tante cose. Ovvio, l'interazione con gli altri giocatori non è molto estesa, nel senso che non potete passarvi la roba, però voglio spezzare comunque una lancia per questo gioco, perché io credo che i veri appassionati giocheranno questo non Star Citizen. Premetto, io ho appena comprato Star Citizen, ma volevo fare questo piccolo approfondimento per voi perché lo trovo doveroso. Ora scendiamo sullo Scarab e vediamo che cosa succede. Guardate che bello. Adesso vengono tirate fuori le ruote, guardate. Spero di inquadrarvele perché sicuramente non è tutto inquadrato quello che sto vedendo. Quindi vedete che posso ruotare le ruote. E quello che potete fare ora è vagare e scavare, andare a scavare. Esplorare, scattare foto, usare la visuale esterna. Poi non ha molto senso quello che state facendo qua, ma in realtà se voi vi trovaste nello spazio, nella nostra Via Lattea, e andaste in giro, che cosa potreste fare? Esattamente quello che fate qua, cioè niente caccia ai pirati, niente caccia agli alieni, chiedo scusa per i messaggi che mi arrivano. Ma è una trasposizione reale, scala 1-1 di quello che potreste fare. La figata è che, appunto, come vi dicevo, ha un non so che di poetico. Potete giocarlo in solo, potete giocarlo con altri giocatori, potete fermarvi, guardare le stelle, riflettere, prendere, vivervi tutto questo come un'esperienza mistica. Cioè, veramente sembra di essere lì. Voglio vedere che cacchio c'è dietro. Vediamo un attimo. Eh no, è tutto qua, cavoli. E fuori lì c'è il vuoto, se subiamo un colpo si rompe e esce l'ossigeno, quindi è veramente figo tutto questo. Adesso diamo un'occhiata. Ed è la nave iniziale questa, quindi non stiamo parlando di niente di. Spettacolo. E qua c'è la porta dove entriamo nuovamente nella cabina di pilotaggio. E che dire, qual è il migliore dei due? Nessuno, nel senso che sicuramente Elite è un gioco che io reputo più in stadio avanzato. Sicuramente più intrigante Star Citizen perché vi consente di maneggiare armi, vi consente di comprare cose, ma è buggato da morire. E questo è innegabile, ma non dico non compratelo perché è buggato. Cercate di capire voi che cosa volete. Sicuramente se voglio guidare una nave, le ho provate entrambi i giochi ed è una sensazione nettamente migliore qui, fare i fighi con gli amici, a
aprire il carrello, loro magari che hanno provato il gioco poco prima di voi con mille difficoltà, fate vedere voi che ci entrate alla stazione, entrate, prenotate la piazzola d'atterraggio, atterrate, tirate giù il carrello, appunto, e lì boom, e dici wow, sei bravissimo. È vero, poi avete anche un sacco di cose qua nel pannello che vi consentono di disattivare, riavviare addirittura la nave. Adesso guardiamo se riesco a farlo da qua, se mi ricordo come si fa. Flight assist, ok, self, no, autodistruzione no, reboot, riavvio la nave, shutdown the ship. Adesso spengo tutto. Tutto spento. L'ossigeno finito. L'ossigeno finisce adesso se la nave non si riavvia. Fortunatamente siamo anche al sole perché potremmo stare anche al buio. Figo, tremendamente figo. Anche il fatto che comunque viene tutto mosso molto in modo molto preciso, anche il modo in cui muovete. Vi sto parlando ovviamente di VR, ovviamente se l'ho giocata a schermo la sensazione è meno immersiva, ma resta senz'altro ottima. Quindi se avete un Oculus valutate più Elite. Ma in generale sono due giochi diversi: simulazione spaziale, quindi guida della nave, esplorazione, l'avete già visto magari dei miei video che ho fatto anni fa, ma io credo che sia ineguagliabile la star map, quindi tutta la stazione, la via, guardate dove siamo, guardate i miliardi di stelle che si possono esplorare, guardate solo qua, guardate quanto è grande e non è stata esplorata tutta, quindi potete andare in giro ovviamente per arrivare là al centro della galassia, Sagittarius A o comunque più avanti lì al centro, proprio al centro, vi potrebbero volere, calcolate magari un'ora ogni sera, potrebbero volerci 6 mesi. Cioè è una scala 1 a 1, quindi non, qui non si scherza, non c'è spazio per il cazzeggio. È una vera, vera, vera simulazione. Tutti questi puntini sono tutti sistemi con stelle, pianeti, lune. E solo alcuni all'interno di una bolla hanno dei centri abitati. Quando vi spostate oltre non c'è più nulla. E Star Citizen invece, ho sempre sostenuto che è una scelta logica anche quella, ha un solo sistema solare fatto bene con dei pianeti, poi ne vogliono aggiungere un altro, ok, però secondo me rimane ancora bagatello. Ovviamente dipende, se avete degli amici e volete fare magari vivere una bella esperienza di guerra di assalto, fate Star Citizen. Se avete amici appassionati come voi che si perderebbero a guardare le stelle un po' come me, giocate a Elite. Questo è il mio video riflessione. Ovviamente ditemi che cosa ne pensate di tutti questi video di riflessione che faccio, questi dibattiti buttati lì senza essere scritti prima, vengono di getto, faccio degli strafalcioni grammaticali perché gioco magari preso con l'Oculus in testa senza il mio ritorno di voce, quindi sono un po' così, un po' spiazzato, ma non ve lo metto, questi video non ve li metto come video predefiniti, diciamo quelli del lunedì, del mercoledì, del venerdì, ve li incastro o nel weekend o nel martedì o nel giovedì, insomma, quindi non vanno a portarvi via nuovi giochi a voi. Però ecco, fatemi sapere se avete qualche domanda, qualche approfondimento che avete bisogno di sapere, insomma, io sempre, come sapete, rispondo sempre nei commenti. Ragazzi, io con questo vi saluto, vi auguro un buon game e sia che scegliate Star Citizen, sia che scegliate Elite Dangerous, divertitevi nello spazio. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.